Supplica alla Madonna di Fatima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Vergine Immacolata, in questo giorno solennissimo e in quest'ora memoranda, in cui apparendo per la prima volta nelle vicinanze di Fatima ai tre innocenti pastorelli, vi dichiaraste per la Madonna del Rosario e diceste d'essere venuta appositamente dal cielo per esortare i cristiani a cambiare vita e a fare penitenza dei peccati, a recitare ogni giorno il Santo Rosario. Noi, animati dalla tua bontà, ti rinnoviamo le nostre promesse, ti offriamo la nostra fedeltà e ti presentiamo umilmente le nostre suppliche. Volgi, o Madre amatissima, su di noi il tuo sguardo materno ed esaudiscici. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Madre nostra, nel vostro messaggio ci avete prevenuti. Una propaganda empia diffonderà nel mondo i suoi errori, suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa. Molti buoni saranno martirizzati. Il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno annientate. Tutto purtroppo si va tristemente verificando. La Santa Chiesa, nonostante le immense effusioni di carità sulle miserie accumulate dalle guerre e dall'odio, viene combattuta, oltraggiata, coperta di scherno, impedita nella sua divina missione. I fedeli, con parole mendaci, ingannati e travolti nell'errore dei senza Dio. O Madre tenerissima, pietà di tanti mali, date forza alla Santa Sposa del vostro Divin Figlio, che prega, combatte e spera. Confortate il Santo Padre, sostenete i perseguitati per la giustizia, date coraggio ai tribolati, aiutate i sacerdoti nel loro ministero, suscitate anime apostole, rendete fedeli e costanti tutti i battezzati, richiamate gli erranti, umiliate i nemici della Chiesa, conservate i fervorosi, rianimate i tiepidi, convertite gli infedeli. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Madre benigna, se l'umanità si è allontanata da Dio, se errori colpevoli e perversioni morali col disprezzo dei divini diritti e l'empia lotta contro il Santo Nome hanno provocato la divina giustizia, noi non siamo senza colpa. La nostra vita cristiana non è ordinata secondo gli insegnamenti della fede del Vangelo. Troppa vanità, troppa ricerca del piacere, troppa dimenticanza dei nostri eterni destini, troppo attaccamento a ciò che passa, troppi peccati,
hanno giustamente fatto gravare su di noi il pesante flagello di Dio. Diradate, o madre, le tenebre del nostro intelletto, corroborate le nostre fiacche volontà, illuminateci, convertiteci e salvateci. E pietà vi prenda anche delle nostre miserie, dei nostri dolori e dei nostri disagi per la vita quotidiana. O madre buona, non guardate i nostri demeriti, ma la materna vostra bontà, e venite in nostro soccorso. Otteneteci il perdono dei nostri peccati e dateci il pane per noi e le nostre famiglie, pane e lavoro, pane e tranquillità per i nostri focolari, pane e pace, imploriamo dal vostro cuore materno. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Si ripercuote nell'anima nostra il gemito del vostro cuore materno. Bisogna che si emendino, che domandino perdono dei peccati, che non offendano più nostro Signore, che già è tanto offeso. Sì, è il peccato causa di tante rovine, è il peccato che rende infelici i popoli e le famiglie, che semina di spine e di lacrime il sentiero della vita. O Madre buona, noi qui ai vostri piedi ne facciamo una promessa solenne e fervorosa. Ci pentiamo delle nostre colpe e siamo confusi nel terrore dei mali meritati in vita e nell'eternità. Invochiamo la grazia della perseveranza nel buon proposito. Custoditeci nel vostro cuore immacolato per non cadere in tentazione. E questo è il rimedio di salvezza che ci avete indicato. Il Signore, per salvare i peccatori, vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Dunque, al vostro cuore, Dio ha affidato la salvezza del nostro secolo. E noi, in questo cuore immacolato, ci rifugiamo e vogliamo che tutti i nostri fratelli erranti e tutti gli uomini trovino asilo e salvezza. Sì, o Vergine Santa, trionfate nei nostri cuori e fateci degni di cooperare ai trionfi del vostro cuore immacolato nel mondo. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Permettici, o Vergine Madre di Dio, che ti rinnoviamo qui, in questo momento, l'affidamento di noi e delle nostre famiglie. Sebbene tanto deboli, noi promettiamo che lavoreremo con il tuo aiuto affinché tutti si affidino al tuo cuore immacolato. Rinnova su di noi e su questi nostri desideri e voti quella materna benedizione che, ascendendo verso il cielo, donasti al mondo. Benedici il Santo Padre, la Chiesa, il nostro Vescovo,
i sacerdoti, le persone che soffrono. Benedici tutte le nazioni, le città, le famiglie e gli individui che si sono affidati al tuo cuore immacolato, perché in esso trovino asilo e salvezza. Benedici infine, con materno amore, tutti coloro che lavorano per la diffusione del tuo culto e il trionfo del cuore immacolato nel mondo. Amen. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Nostra Signora di Fatima, prega per noi. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'incensiere d'oro vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video e vi ricorda sempre di ricordarmi nelle vostre preghiere. Io pregherò per voi. Grazie.